Lei mi ha rotto la macchina fotografica. Si rende conto di quel che ha fatto? Chiama l'ispettore della Digos. Prima di mettere le mani addosso mi deve dire come si chiama. Ha capito? A chi provoca? Io sono libero cittadino. Se sbaglio pago, ma non può mettermi le mani addosso. Lei non è nessuno per mettere le mani addosso. In barri il minimo della civiltà. Deve spegnere la macchina. No, io no, io sto parlando, non le ho messo le mani addosso. Nemmeno potrei io. Farlo. Ma sì, io sì farlo. Potrei rispondere come ha fatto lei. Guarda cosa ha fatto, mi ha rotto la macchina ancora. Se non la voglio spendere, pagherò di questa cosa. Questo è l'unico mezzo che ho per difendermi in una gabbia di lupi. Ok. Adesso chiami per cortesia, chiami la Digos. Chiamo chi dico io, poi io chi devo chiamare. Benissimo. Tu ti ricordi quello che facesti l'altro giorno, eh? Quando mi hai fermato hai tentato di togliermi la, come si chiama? Te lo ricordi? Io ti ho ripreso e avrai dato una denuncia. Vabbè, mi sono una persona. Di dove sei? Di dove sei? Mi ha minacciato che mi va a prendere appunto. Ah, io? Questa è una tecnica sua. No, lei si ricorda. È una tecnica sua. Lei si ricorda solo. Ci stanno tutte quelle. Io non ho mai minacciato nessuno. Bella, bella figura che sta facendo pure adesso. Stai dicendo una palla, stai dicendo. Continui così. Certo. E io tengo le mani abbassate, non faccio come lei che ha tentato di strapparmi e tengo ancora i segni qui dentro. Di dov'è lei? Mi hanno detto che è del mio paese. Perché è vero? Di dov'è? Come si chiama? No, scusa, togliti. Come si chiama? Non faccio niente. Come si chiama? Perché non dice il suo nome? Perché non mi dice? Scusa, lei deve essere identificato. Mica eccolo qua, eccolo qua. Il mio tesserino sta qua, io sono di lei mi deve spiegare una cosa, perché viene in prefettura e registra così? Non sono fatti suoi. Non sono fatti miei, sono un poliziotto. Guardi che c'è sta l'ispettore della Digos fuori e non mi dice niente, scusi, lei non riesce, non ascolta, ha la testa vuota. Perché se ascoltasse ci stanno due ispettori della Digos che mi controllano passo passo e lei si butta addosso. Il signore ha detto solo la testa. Eccolo qua, certo, perché non ascolta. Alza la voce. Lei non ascolta, è logico che mi fa scattare la porta. Lei ancora non sta dicendo il suo nome, questo è il mio nome. Paradiso Attivo. Certo. Lei come si chiama? Me lo vuole dire il suo nome? Ok, basta così, abbiamo finito, basta così. Ma che è successo? No, non mi posso mettere a raccontare tutta la storia. No, non è successo con voi. Niente, è un provocatore. Non è un provocatore, è un provocatore. Tanto bravo che l'altra volta sono venuto, si è avventato contro e ha tentato di strapparmi la telecamera da addosso. Ok. Lei qua svolge un ruolo pubblico. Allora, lei non poteva buttarsi addosso a me senza chiedere nemmeno chi fosse. Perdonatemi. C'ho la registrazione. Perdonate, però. Allora io l'avrei buttata, ma tu non hai avuto manco il buon senso di venire a chiedere scusa. Lei mi ha minacciato, volevi prendere a pugni. Queste sono parole sue. Adesso provi a trovare la documentazione come la tengo io, perché stai dicendo anche delle bugie. Lui lo sa che non minaccio nessuno, basta, con te non ci parlo più. No, devi dire solamente di il ascoltare. Signora, buongiorno, ma ha dato lei gli ordini che io non posso entrare? No. E come? Pasquale mi ha detto così. Dopo un mese di ferie non andrò. Alle 10:20? Sì. Naturalmente non sono fatti miei. Non sono affari suoi, sì. Secondo lei non sono affari miei. Va bene. Fino a questo punto. Signor prefetto, scusi, no, non deve temere niente da me, io parlo disciplinatamente. Mi avevano detto che non c'era, io ho chiesto di lei. Lei ha avuto la richiesta di incontro, allora, gli è stata data. Sì, e infatti me ne sono andato. L'accesso gli è stato dato. Gli è stato dato l'accesso in questo momento. Ma gli è stato dato. Adesso? Sì. E perché mi hanno fatto aspettare? Hanno fatto tanta resistenza, io non mi hanno fatto arrabbiare. E tanto che me ne sono dovuto scendere qui. Non è che l'accesso. Allora deve arrivare il prefetto
per dare l'autorizzazione, o lo deve dare la, il responsabile del procedimento. Brava. Allora i responsabili sopra non ce ne sono, perché se la signora Maturi, che è il responsabile maggiore dopo di lei, chiaramente avrebbe dovuto agire. Io sono stato lì davanti alla porta disciplinatamente ad aspettare, ma sono 40 giorni, signor prefetto, che vengo qua e non mi fanno passare. Io non posso sfondare le porte, se non mi danno il badge mi discriminano rispetto agli altri che passano. Io devo esercitare un accesso, mi scusi, mi deve scusare per la voce perché sto un po' agitato. Ieri stavo più calmo. Senta, allora per farmi calmare deve chiamare il servizio sociale, mi fanno una puntura di tavolo e mi calmo, perché non sto adesso mi danno l'accesso e io disciplinatamente ci vediamo. No, non cambi, non è, ho detto Santa Madonna, non è una bestemmia, è un'invocazione. Si è aggiunta da qualche altra cosa, allora. Ho detto Santa Madonna, non cambi il termine del discorso. E allora non mi faccia arrabbiare. Il prefetto mi ha detto, lei mi ha detto. Oh, lei appena sono arrivato mi ha detto. Silenzio, perché mi ha detto, non le ho fatto ancora l'autorizzazione. Silenzio, perché devo lavorare. Va bene? Ecco qua. E non alzi la voce con me, perché altrimenti io vado io in procura e la denuncio per tentata aggressione, perché prima lei ha tentato di aggredirmi. Ah. No. E quindi la querelo. Sì, sì, vada. E faccia silenzio. Vada, tanto sta registrato quello che ha fatto, quello che ha detto e quello che ha fatto. Ecco perché mi porto la cosa. Continua a minacciare, continua a minacciare. Lei che sta minacciando. Lei sta dicendo che l'ho aggredita, ma si rende conto. Ma si rende conto. Va bene, ecco. L'ho detto, ha tentato di aggredirmi, okay. E ci stavano pure i testimoni. Sì, infatti potevo aggredire anche il prefetto, no? Allora, lei adesso sta sotto registrazione. Mi sta vietando lei, di... Mi ha messo le mani addosso. Lei sta incappucciato, io chi non lo è conosco. Lei? Io non lo conosco, non lo conosco e lei se mi... Non mi conosce? No, non la conosco. Non mi conosce? No, non la conosco. Ah, e io nemmeno. Non la conosco. Lei chi è? Io glielo ho detto, sono un ispettore di polizia. Lei chi è? Sono un ispettore di polizia. Ah, benissimo. Come si chiama? Bianco. Bianco? Sì, bianco? Sì, bianco. Venga in ufficio. Benissimo. No, mi tolga le mani, vengo io, vengo con ma le... Ma che viene lei? Viene con me, viene. Vengo viene. Con le mie gambe. Oh, no, non c'è bisogno, ci vado io tranquillamente, con due persone, cortesemente. Anche con quattro. Oh, se no chiami le teste di cuore, se ha paura di una testa di pezza. Non lo so. Mi ha visto senza cosa, cosa deve vedere? E lei mi conosce benissimo. Io non la conosco. Lei già è stato registrato più di una volta. Io non la conosco. E non può dire che non mi conosce. Io non la conosco, io non riesco a vedere sotto. Voi fate delle cose sconsiderate. Benissimo, adesso possiamo anche andare. Va bene. Ecco. Se vuole poi andiamo a prendere un caffè e mi faccio perdonare. Allora, come si chiama lei? Attilio Paradiso, lei mi conosce? Giovanna Salerno. Oh, finalmente conosciamo cose. Ok, io resto qua. Quando mi daranno quel fascicolo, io sparo due fotografie e me ne vado, perché così dice la legge. Vabbè. Oh, le costa tanto sacrificio tirare fuori quel fascicolo? Lei cosa avrebbe fatto? Me l'avrebbe fatto vedere subito? Mica è fatta l'albergo del... Vabbè, ma scusi, lei non si intrometta, sto parlando con la signora, abbi un po' di pazienza. Allora in questo momento, vediamo un attimo... Sicuramente. No. Chi è lei? Scusi. Lo so. Mi ha interrotto, stavo parlando con la signora. Lo so. E allora come si chiama? Io mi chiamo Attilio Paradiso. Prego. Peppe Nicola. E chi è? Io glielo ho detto, sono un ispettore di polizia. Lei chi è? Sono un ispettore di polizia. Ah, benissimo. Come si chiama? Bianco. Bianco? Sì. Bianco? Sì, bianco. Bianco. E allora come si chiama? Io mi chiamo Attilio Paradiso. Prego. Peppe Nicola. Ufficio di relazione con il pubblico? Sì, c'è, ma non riceve. Ah, non riceve? No, è soltanto per telefono. Dice a me, io che ne so. C'è un ufficio di relazione con il pubblico io, che non riceve. Io posso essere d'accordo con lei, però è così. Non so che dire, più che dirle così. Senta, posso lasciare questa che è per il Presidente della Repubblica? La deve mettere in busta chiusa. Non gliela accetto così. Magari mi fa andare all'ufficio, la chiudo in una busta cortesemente e abbiamo risolto.
scusate. Voi... Facciamo tutto quello che... Ma se devo parlare con quattro che mi parlano addosso, io devo parlare con un responsabile. No, lei non mi sa parlare. Devi fare, non so che sta registrando. È stato in 5, sta. È tutto il signor. La signora sta solamente assistendo, ma io devo parlare con quattro persone. Con chi vuole parlare? Non lo so, chi mi sta? C'è una persona che mi ha portato la signora, che me l'ha sempre fatto vedere, è stata sempre gentile. Poi arriva un'altra persona, chi la vede una mano? Non perdere qua, allora faccia la... Secondo lei io ne tengo una perdere. Non lo so, non mi interessa, io sicuramente no. Allora, lei prenda... Ma lei chi è? Vuole dire il no? No, non lo dico il no perché lo vuole registrare, sono ispettore di polizia, allora no. Ma non lo dice il nome? No, io non la conosco, non so chi è. Ma scusi, no, lo sai, mi ha chiamato per cognome. Il cognome, però non mi interessa. Io sono abituato a vedere gli ispettori di polizia che non si prendono. Senta un po'. Va bene. Allora, lei mi deve dare il documento a me, non io a lei, innanzitutto. Ma scusa, che sembra lei che io... No, e io sono perché io... Ma santa Madonna, allora, io ho il personale incaricato, devo fare la trafila con il personale di polizia. Ma devi fare una richiesta, faccia la richiesta. Ma io me la faccio direttamente con la signora, lei non è responsabile del procedimento. Siamo stati chiamati come forze di polizia perché... Ma santa Madonna, ma chi l'ha chiamato? Lei sta urlando, il personale civile, lei sta urlando. È facile dire che io urlo, io sono venuto qui in silenzio per chiedere la cosa. O no? Adesso dice che io urlo, io parlo, però non posso parlare, guardate quando ne siete, 6 o 7. Allora andiamo, se no dice che lo stiamo circondando. Andiamo. Sentite, voi ci state scherzando, ma con la postura, per questi fatti, per questo... Oltraggiando, fatemi capire, mi sta minacciando, non mi minacci, Io l'ho minacciato. No, sì, se si sta buttando addosso a me, non mi minacci, non sorrida, faccia la richiesta, faccia la richiesta, lei che sta facendo da stamattina da quando è arrivato. Vuole continuare a provocare lei a me. Non mi sono uscita, non mi provocherà perché io non stia attento, a fare le cose per bene, è onesto. Per cortesia. Che noi siamo... E mi faccio parlare. Non dire che dice a me se ne va. Ma io non posso perdere allora, tempo. Senta, chiamiamo proprio i colleghi. Ma io sono Madonna, guardate che cosa. Oh, bravo. Oh, finalmente una persona di buon senso, dove arriva? Sono della polizia giudiziaria che lavoro. Chi è? Io sono il sovrintendente capo funzionario della polizia giudiziaria. Oh, ma guardate, già parlato così. Faccio capire che cosa è. Sono venuto per guardare, visionare la richiesta di archiviazione effettuata dalla dottoressa Scamato. Deve presentare una domanda. Scusi, no, sono 8 anni che faccio questo lavoro e quindi l'ho imparato bene. Ho chiesto alla signora, la signora mi ha preso il fascicolo. La prima cosa che ho rilevato, guardando il fascicolo, che mancano subito, ho finito che mancano molti DVD da questo fascicolo. Basta. Poi ho chiesto di visionarla ed eventualmente di estrarre copia. Solo dei documenti, perché questo già è stato più di una volta fotocopiato, quindi solamente della richiesta delle motivazioni espresse dalla dottoressa Scamaccio e delle indagini effettuate dall'organo di polizia giudiziaria. Punto e basta.